Tutto questo è inconcepibile. Tutto questo è illegale, perché è veramente illegale. Ciao, ciao ragazzi, non vi ho portato ieri video, ma perché non vi ho portato video? Non ve li avrei forse portati a prescindere perché... Allora, vi dico una cosa, nella mia città il 14 di agosto c'è una festa, quindi io non stavo seguendo Roma, la Roma, stavo provando, ci ho provato anche con DAZN Lite, però tutto il casino che c'era, c'erano tantissime persone, non sto esagerando, più di 100.000, quindi con quel casino è difficile seguire una partita calcistica, ma di certo non mi sono fatto mancare il provare a seguire Lazio e Fiorentina. Perché io ho seguito Lazio e Fiorentina su DAZN, ho provato almeno, ma tutto questo mi è stato impedito perché ragazzi, DAZN mi ha automaticamente buttato fuori dal mio account DAZN. Io esigo un risarcimento e se non dico è solamente perché voglio il risarcimento, perché io ci tengo a vedermi la Serie A. Io se... Allora... Per fortuna che è successo alla Roma e alla Lazio e alla Fiorentina e non stasera, spero non stasera. Ma tutto questo è inconcepibile perché anche quello di mettere link su Instagram è 100% illegale. È come che lo metta io, lo metta DAZN, è comunque illegale. Io spero che DAZN risarcisca. Poi io ho scoperto più tardi che c'era la possibilità di vedersi a Lazio su Sky perché io... Non ho Sky Q, ma ho Now al posto che Sky, e quindi l'ho scoperto dopo che potevi guardartelo da lì. Sapevo che facessero vedere oggi la Juventus, sapendo che poi i diritti della Serie A sono tutte 10 partite della Serie A su DAZN, a parte 3 in coesclusiva, ma non voglio assolutamente fare cronaca con la roba. Ma c'è stata la Lega Serie A che per fortuna è intervenuta su questo. Prima volta che vedo la Lega Serie A forse tirare le palle, perché non hanno mai dimostrato di avere il coraggio di chiedere qualcosa a nessuno. DAZN ha un prezzo spropositato, ingiusto e con una qualità scarsa. Sky non ha praticamente mai avuto questi problemi, anche facendoti pagare la stessa cifra, mai problemi. Non mi ricordo che qualcuno se ne fosse mai lamentato. Cioè, adesso con Now, mettete che alzassero il prezzo a 30 euro. Comunque io pagherei 30 euro, anche 40, per guardarmi Formula 1, MotoGP, NBA, calcio e basket, l'ho già detto. Eurosport, tennis, Formula E, Conference League, Champions League, Serie A, Serie B, Serie C anche, però su Now purtroppo non la fanno vedere. Comunque io avrei il pacchetto più grande d'Italia perché Serie A, Serie B, Conference League, Champions League, Europa League, NBA, tennis, poi c'è Formula 1, MotoGP. E poi cosa c'è? Pallavolo anche. C'è di tutto su Sky. E anche se alzassero il prezzo a 40 euro, sì, sarei più contento di pagare 40 euro a Sky che a DAZN. Io adesso l'abbonamento 30 euro mensili perché allora sì, mi era utile quello di mettere tutti gli account così che fossi in camera mia, fossi sul telefono, fossi sul tablet, fossi nella TV del salotto, in casa del vicino, tutta la roba. Potevo guardarmi DAZN, ma alla fine te ne fai una ragione. Poi quella cosa della contemporaneità, sì, mi faceva... Era buono, perché magari io non ero a casa e mio padre si voleva vedere la partita, però alla fine se posso fare anche... Cioè, posso anche farne a meno, visto che posso farlo nella stessa rete, quindi mi va bene. Però il succo del discorso è che DAZN fa pagare 40 euro, 30 euro, quelli fottutissimi che siano, anche 30 centesimi, per un servizio di truffa e non qualità. Perché almeno avesse qualità. Ma io non dico tanto, ma se volete, guardate, mettetemi al posto che il 1080, già che non ci sia il 4K come c'è su Sky, però sorpassiamo il 4K. Fatemi al posto che 1080, 720p, basta che almeno vada a 60, 90, 120 Hz, cioè almeno questa, almeno 60. DAZN è la mafia, purtroppo, se si può dire così, è la mafia del calcio.
Adesso aspetto, è la Sverona-Napoli. Spero che non ci siano problemi, perché se no la mi incazzerò. Perché se Lazio e Roma non l'ho guardata perché non l'avrei potuta guardare per casini e robe varie. Oggi il sole non c'è, si sta a casa e si guardano le partite. Quindi se questo dovesse capitare, io penso che, a meno che non ci sia un rimborso, disdicerò. Poi voglio dire una cosa, ma veramente, io non ne ho mai parlato di diritti TV, a parte una volta. 30 euro, 40 euro per un pacchetto di Serie A, Liga, Conference, Europa League, e poi cosa c'è? Eurosport, va bene? E biliardo. Non sto scherzando, biliardo, freccette, quella roba. Io pago 30-40 euro per questo. Ok, tutte le partite. Ma questo è praticamente rubarci i soldi. In Germania, se non sbaglio, DAZN ha tutto. Champions League, Bundesliga, e hanno, forse mi sembra anche il prezzo più basso. Cosa devo dirvi, ragazzi? Cosa vi devo dire? Ci stanno quasi rubando i soldi. Non so cosa dirvi, io vi saluto, speriamo tutti insieme. Se DAZN sarà così, sarà la fine, spero.